Bentornati in diretta con Sabato Trippam. Questo è un grande plagio. Gli Arcade Fire hanno plagiato ovviamente questa canzone fantastica degli Psyche. Scusate ragazzi, c'è una notizia importantissima. Psyche TV, eh? C'è una notizia importantissima. Partirà la prossima settimana Bike Channel. Che programma del merda. No, ma che cos'è Bike Channel? Vabbè, non approfondiamo. Cose di Sky sulla bicicletta. Comunque dai. Questi sei di grande sport, O PTV o Psychic o PSI sarà forse. Ma PSI coreano. Non è quello di Gangnam Style. Per favore. Questo sono un gruppo. Ma è un uomo o una donna? Mi entusiasma. Sembra Cartoon Love dopo tipo un passaggio. Dopo lo scontro con cantante dei Cure. Nomo una donna, una donna, nomo, 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 nomo una donna, nomo. Il merlo di Rieti. In viaggio con papà, grandissime citazioni, vabbè, musica elettronica, electro industrial, acid house, 1986 oggi. Questa però? Carboni. There he goes, Dubry follows. Merson on the ball. Ma che giocatore era? Quickly the outside of the boot to feed it to Stone. Right, leaves it for Carboni. And he goes for goal! Oh, what a goal! That! Tra l'altro ragazzi, una carriera lunghissima quella di Benny Carbone, dall'88 al 2010 di ieri, praticamente. 88-2010, cioè ha fatto veramente qualunque squadra. Ha vestito più maglie. Forza Napoli! Io mi dissocio formalmente, personalmente, caratterialmente da questa scelta deprimente, deprimevole e deplorevole. Questo invece è un gioiello pescato nella discografia di Gigi D'Alessio, perché c'è un duetto splendido, non con Mariah Carey, Whitney Houston, ma Benny Carbone. Guarda, io ti dico che Gigi D'Alessio, l'unica cosa per cui è famoso è a moglie. No, ma casomai è il contrario forse, non saprei. No. Tutti insieme, Alessio! Ci auguriamo sempre che un giorno quella grande montagna possa regalarci. No, sono vergognoso. No, Napoli è una delle tre città più belle del mondo. Più belle, sì. No, sì. C'è sta allora. Brasilia, Brasilia, Polo splendida. Nord. Polo Nord era che è la capitale di cosa? O Polo Sud. Polo Nord è l'emisfero boreale. Adesso Polo Nord è una grandissima città. Vabbè, oh. Comunque, vabbè, non abbiamo sentito purtroppo la voce del Benny Carbone. Sta fa, gli dai un giochetto, gli dai in mano. Sta fa, gli scupito con microfono da 150 milioni di euro. Ragazzi, diciamo, non sono una questione di scupito. Qua c'ho il collegamento con la cassa 24 del PIM, che è dove faccio gli annunci, credo. Si è sperso un bambino. Il bambino Leo. Il bambino Leo ha dimenticato la mamma a reparto salumi. Alessio Baracchino ha scordato i neuroni a casa. Alessio Baracchino ha scordato. Vabbè, sono tre, però sono facili. Sono facili da ritrovare. O dici te, ma li cercava. Comunque, Benny Carbone, grandissimo giocatore. E anche grandissimo cantante, infatti questa era una canzone che lui ha fatto insieme a Gigi D'Alessio. Inno nazionale pure. Inno nazionale. Era Luca Carbone. A Carboni poi. Carboni. Amedeo Carboni, tra l'altro, capitano del Valencia, con Anglomà, grandissima squadra quella. Lui idolo. È diventato del Valencia. Lui fa una trasmissione su un canale valenziano. Ah, sì? In cui parlano solo di Valencia. Oltre Sky. Arrivano grosse rivelazioni online on turn in broadcasting. On turn. Comunque Benny Carbone ha fatto dopo ovviamente Roma, Napoli, Inter, Sheffield Wednesday, Sheffield, perché West è un'abbreviazione di Wednesday. Sì, Big Wednesday. Perché loro giocavano solo il mercoledì, Wednesday. Capito? Sì. Aston Villa, perché giocavano solo in Villa. Sì, Bradford City, perché giocavano solo in City. Derby County, perché facevano solo il derby. E Middlesbrough. No, perché facevano solo. Andavano all'Euro a fare i cori. Esatto. Poi dopodiché nel 2002 annunciò il ritiro. Invece no. Poi dopo si allungò e fece Como, Parma, Catanzaro, Vicenza, Sydney and Pavia. Ecco, Sydney già aveva un beniamino, insomma, assolutamente superiore gerarchicamente nell'immaginario ad Alessandro Del Piero, che era appunto Benny Carbone. Precursore, riusciranno i nostri eroi.
il grande Pavia, ricordiamo quel Pavia che ottenne anche una promozione nella serie cadetta, ma cadetta soltanto che poi, venne retrocesso per illeciti sportivi perpetrati dal suo presidente Mingolazzi. Assolutamente. Salutiamo Mingolazzi che ci segue sempre tutti i giorni, anche però Esti, allora sempre accennato, sempre invece poi a Pavia ha iniziato la sua carriera da allenatore. Vabbè, sì, cazzi, no. No, ma come? Vabbè, abbiamo liquidato così Benito Carboni, veramente un grandissimo talento. Però chi si allontanava dai confini nazionali, poi poteva pure dire addio alla nazionale. Poteva dire. Sì, era quello il vero problema 90. Dei giocatori che effettivamente andarono all'estero. Tanto che, per esempio, Morgan De Santis, che era nel giro della nazionale, andò a Siviglia. E lì finì proprio tutto. Però invece poi rientrò dalla porta di servizio. Uno dei giocatori che odio di più nella storia del calcio. Sì, forse anch'io. Fa il terzo, sì. No, il terzo è Marchetti adesso. Con Marchetti che è primo portiere, però. È una cosa veramente. Guarda, non riesco a esprimermi. Vabbè, pochissimo, forse Di Matteo, anche Di Matteo. Non è come oggi, insomma, no, che chi va all'estero è un calcio molto. E invece più. Vogliamo parlare di Gianlucone Vialli? Ne vogliamo parlare di quanto si è dopato questo giocatore? No, vabbè, che si è dopato così tanto che gli sono caduti i capelli. Montagna di Querelle. Mi ricorda un biondissimo Gianluca Vialli. Che qua, poi c'ha, guarda, lo vedi che c'ha qua Italia 90, c'aveva i capelli di Luca quando c'aveva i capelli. Un grandissimo flirt si parlò durante tra Italia Vialli 90. E Luca, sì. No, tra Vialli e Alba Perietti, quindi non giocò benissimo, insomma, le accuse che ricaddero sulla Showgirls, sulla torinese. E te credo, a forza di sdraioni. Tra l'altro, grande somiglianza con Giovanni Allevi. Con Damiano Tomasi. E anche, lo sapete chi? Con Francesco Nuti, il regista che adesso che purtroppo Nuti? È caduto in disgrazia. Certo, sì, certo. Quello di Il Signor 15 Palle, che Alessio è un sceneggiatore. Esatto. il soggetto ispirato. Scritto e ispirato alla vicenda di Alessio Baracchino. Allora, non si fanno i cognomi, no? Non posso partecipare in trasmissione pubblico, broadcasting. Sì. Troverete stasera Alessio ai pacchi su... Sì, stasera è la Emilia Romagna. Naturalizzato ormai. Naturalizzato in Emilia Romagna. Ah, scusate, mi sono dimenticato. Allora, ragazzi, se non avete organizzato ancora le vostre vacanze estive, recatevi in maniera urgente in agenzia e prenotate in Riviera Romagnola. Vabbè, ma che è? Ma una cosa, però. Vivi la Romagna, vivi con il cuore, vivi con la no, sempre anche l'altro piatto tipico romagnolo, no? Ma quella non mi ricordo che è un'altra. La torpa. Non divaghiamo. Qui ci vedo, insomma, un canutissimo Canute Gianluca Vialli. Vabbè, insomma, dobbiamo andare con i giocatori. Comunque non sta bene, vabbè, ragazzi. Beh. Ma dovessi mangiare prima? Per arginarvi, insomma, un po' la Sergio Porrini. Sai che cosa? È che secondo me è proprio questa. Da quando frequenta questa Iovini. Che no, vabbè, questa a Iovini ti faccio un successo. Allora, Sergio Porrini, Milano, classe 1968. Adesso un grandissimo tecnico del Pontisola. Lo sai quanto lo pagò? Del Pontisola, dai. 8 miliardi lo pagò il Celtic. Sì, ritaglio questo. Io la lavatrice la pagai. Esatto. E Sergio Porrini fu. Chi è questo? Amoruso. Allora, questo, se non sbaglio, è il gol del baresissimo Lorenzo Amoruso con la maglia dei Rangers che spaccò la porta dell'Aberdeen in una coppa. Grande Lorenzo Amoruso, grande giocatore, però solo ai Rangers. C'hai brividi. Vabbè, però no, lui pure alla Juventus fece qualcosina. Mentre Sergio Porrini vinse proprio tutto con la Juventus. Sì. Giocò da esterno basso, centrale di difesa. Ah, vogliamo dire l'aneddoto quello di... Marco Grabbi finì la sua carriera. Allora, primo anno, scarpa d'oro, quasi scarpa d'oro, arrivato 97esimo al FIFA World Player del appunto 1997. E poi, grazie a una grandissima partita a squash con il compagno di squadra Sergio Porrini, gli fece come una retina, e quindi stette fuori per oltre un mese. Considera lo sbadiglio di Luca unito al mio disinteresse totale, mi fa capire. Ma questo sono curioso. Per Mauro, degli aneddoti esclusivamente. Io c'ho il pubblico di Azzurro Scipioni che mi segue, da Azzurro Scipioni. Ma manca Viale Marconi, ti fanno rientrare sabato, dai, fatto bravo. Senti, invece purtroppo no, bisogna entrare in lutto, ragazzi, finisce il campionato domani. Che è successo? Vabbè, finito il campionato, durato veramente poco quest'anno. Quest'anno è durato veramente poco. Quest'anno hanno diminuito le giornate. Secondo me sì. Lo sapevi? Cioè, no, secondo me questa cosa veramente degli infrasettimanali, cioè, lo fa durare veramente troppo. No al calcio spezzatino, no al calcio moderno.
ci avete rotto le scatole. Non si può fare. Beh, io sono una persona educata e manifesto le mie motivazioni in maniera costituzionale. Signora? Sì, costituzionale. Costituzionalmente parlando, non ho peli sulla lingua per il momento. Era un grande Loris Batacchi. Loris Batacchi. In arte, ovviamente, Andrea Roncato. Un attore dei più grandi, insieme a Leopoldo Trieste, penso sia uno dei più grossi attori. Anche Leopoldo Mastelloni, direi. Ma che c'è? Grande interpretazione di Andrea Roncato, Nino Frassica, gay, in Natale, vacanze di Natale. 91. 91, bravo. Vacanze di Natale 91. Sì, che diceva. Esatto, che insomma Nino Frassica stava sciando e diceva: ma che faccio, stile libero, stile rana, stile wonder. Poi dice, ecco, penso la terza battuta più bella di tutti i tempi. Sì, solo quelle di Nino Frassico. I want to be a Bob Stars. Non diciamo un giocatore, no, da circa 4-5 minuti. Allora riprenderei con un altro che ha fatto la stessa carriera di Gianluca Vialli. Beh, come non menzionarlo, un po', diciamo che è un po', capito? Lui giocatore, cioè, entusiasmante. Nel senso che Vialli e Zola hanno fatto più o meno la stessa cosa, no? Esatto, sono andati dall'Italia come Chelsea, tutti gli altri di cui abbiamo parlato. Ha giocato nel Corrasi, nelle sono giovanili, andati. Poi nel Nuorese, che era una squadra di club tra 84 e 86, 31 presenze e 10 gol. E questo interessa molto. Nel Nuorese, perché c'è poi Colori fatto... sociali che manco American a Parigi. Poi è stato infame perché si è spostato al Torres. Torres, Sassari, 88, no. Ricordiamo Sassari. Un grande Frau, il nuovo Zola, lo ricordo. Porto Torres. Poi Napoli, Parma e infinitely. A Napoli lui era idolo vero, pensavano fosse davvero il nuovo Maradona. Veramente una stagioni importanti quelle nella città partenopea. Poi a Parma lui vinse molto e fece veramente. Che poi stava nel Parma, di Scalanevio. Di Scalanevio, dove c'era anche quel giocatore straordinario di Faustino Aspriglia. Fausto Aspriglia che Buffon disse chiaramente. Buffon disse che c'aveva, diciamo, come dire, un trentino Alto, sì, Adige, esatto, in mezzo alle gambe. Terribile! Eh sì, sicuramente non era bello. Vabbè, insomma, grossi titoli. Grandi titoli, ovviamente, Supercoppa, UEFA. Grandi titoli. Vinse solamente una delle due coppe che vinse negli anni 90 il Parma, ovvero sto parlando della Coppa UEFA. Un gol di Zola fantastico al Chelsea, te lo ricordi? Di tacco. Ma perché ti odori le dita? Splendido. Un grandissimo... è cannate. Pausa. No, non è pausa. Un grandissimo gol di tacco. Era poi nel periodo del gol di tacco di Mancini e di Pippo Maniero, tra l'altro, esatto. Quindi insomma una valanga di gol di tacco. Il boss del Brenta. Gol di tacco di Mancini, ragazzi, penso che sia forse il più bello che di quelli di tacco. Secondo me è molto più bello quello di Mancini, Gianfranco Zola. C'è quello di Mancini al derby. Ma guarda, non per niente. No, preferisco quello di Roberto Altardini. Però anche quello di Magic Box secondo me è inarrivabile. Carry on, mandiamo adesso in onda Magic Box. Sì, basta, questa dance maledetta. Pazzito. Penso che siamo in pausa. Ma di già. Andiamo a fare una pausa, andiamo. Andiamo a fare una pausetta. Dai, facciamo una pausa. Pausetta.